Mio padre in effetti il 28 agosto del 2018 ebbe un dolore toracico e si recò in ospedale e dopo circa un'ora lo dimisero. E ritornando a casa però questo dolore ce l'aveva, era ancora presente e si mise in macchina insieme a mia mamma e mentre mia mamma mi citofonava, erano verso le 2:30, io scendendo di corsa trovai mio padre che era in macchina già in fin di vita. Nel frattempo chiamammo il 118 che quando poi arrivò prese mio padre, lo mise in ambulanza e lo portarono in ospedale. Loro cercarono di rianimarlo però poi mio padre morì appunto proprio per negligenza perché mio padre poteva essere salvato e noi per questo siamo qua insieme alle mie sorelle e mio fratello per cercare giustizia perché mio padre era un uomo veramente buono, era amato da tutti e non si può morire a 57 anni per un errore medico, questa non è la prima volta, anche con la sorella c'è stata la stessa cosa. Quindi noi cerchiamo giustizia e vogliamo che chi è responsabile paghi. È stato un errore medico perché mio padre quando andò per la prima volta in ospedale il dottore gli fece i primi prelievi per gli enzimi, un elettrocardiogramma e dopo circa nemmeno un'ora lo rimandò a casa. E questo non ha rispettato il protocollo sanitario perché per prassi una persona che va in ospedale con un dolore toracico il dottore ha diritto di tenerlo almeno 6 ore, di ripetere gli esami. E poi nella cartella clinica che sequestrarono c'era un elettrocardiogramma di presente che già non era per un primo ipotesi non era uscito, era uscito positivo. Che, e non ci stava neanche il cognome sì, di papà niente. Non c'era, però era nella cartella clinica presente senza nome e cognome. E quindi loro lo dimisero senza ripetergli né l'elettrocardiogramma e né le analisi per vedere i valori degli enzimi. Siamo andati a denunciare e poi dopo è partita la denuncia, il sequestro della salma e poi gli è stata fatta l'autopsia. L'autopsia è venuto fuori che mio padre si poteva salvare benissimo se loro avrebbero attuato il protocollo sanitario. E quindi hanno detto appunto, hanno confermato che mio padre e loro non sono stati, c'è scritto proprio per negligenza, imprudenza e imperizia del pronto soccorso di Castellammare di Stabia che non ha rispettato il protocollo sanitario per dolore toracico.